partenza. Subito un voto per Pedro Sabadule, ma si mette in calcio a Giango. Pedro con Giango, quindi Sabadule, l'Arala in lotta, mentre qui sta andando su un primo. Prova l'inverno, l'Arala che passa facile con Sabadule che non riesce ad arrivare agli attacchi. Siamo al secondo passaggio con l'Arala che mantiene il comando dell'operazione. Sabadule che prova a rintuzzare indietro, ma sembra avvicinarlo e prontamente riparte l'Aralai con Giango che risponde a ogni colpo ed è al terzo passaggio l'Aralai che precede Sabadule e il suo contributo. L'Aralai che si prepara per il quarto passaggio ma in avvicinamento anche di Subotrico rischia il doppiaggio. L'Aralai che allunga ancora su Sabadule, l'Aralai al quarto passaggio inizia il giro conclusivo per il battistrada. L'Aralai che si prepara ad avvicinare Subotrico per il doppiaggio e infatti lo fa in questo momento, passa facile, allunga ancora Giango che ormai sembra imprendibile, ci prova ancora Pedro per Sabadule, ma l'Aralai all'ultima curva tiene da trionfatore a Faustino Alfato. Vittore Bussu con una facilità disarmante a precedere Sabadule con Pedro e Antonio Bussu e Don Diego per Subotrico e Giovanni Colombo che conclude in terza posizione. Quindi l'Aralai a grifare questa edizione dei Subalini su Vitirano. E siamo alle battute finali, caro autore di questo palio, Pierpaolo, vieni qua tra di noi, perché adesso chiamiamo i vincitori, giusto? Quindi del Subalino del Sosvinados e poi del palio dei vicinati. Quindi Augusto.